comincerei con il generale Massimiliano Conti per dire quello che, per focalizzare un pochettino quello che è la linea di azione, l'operatività, le iniziative che il Ministero sta adottando proprio con riferimento a questo settore. Prego. Grazie. Il microfono, infatti no, indicavo i miei appunti. Dico, va. Grazie. Prego, scusi. Abbiamo sentito questa mattina l'importanza strategica della filiera del tessile per quanto riguarda gli aspetti della circolarità, dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale. Come Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica questo focus è attenzionato con particolare scrupolo. Consideriamo che l'Italia è uno dei paesi che ha anticipato rispetto ad altri l'attuazione della direttiva sull'obbligo della raccolta differenziata dei prodotti tessili, una direttiva del 2018 che aveva una scadenza a 2025 e l'Italia ha avviato l'attuazione già dal 1 gennaio del 2022. Però a livello ordinamentale l'attenzione principale la poniamo sull'istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore tessile, il cosiddetto decreto sul PR tessile. È fondamentale per permettere di organizzare favorire una filiera del tessile che sia conforme a quelli che sono la strategia europea dei prodotti tessili sostenibili e circolari e quello che è invece la strategia italiana dell'economia circolare. Già da marzo scorso abbiamo presentato la prima bozza di decreto che è stata sottoposta a una prima consultazione pubblica. La consultazione pubblica ha avuto particolare successo perché sono state raccolte oltre 600 osservazioni che ora sono in fase di esame congiuntamente con gli uffici del Ministero, del Ministro Urso, del Ministero del Made in Italy, e al fine di la loro valutazione e l'elaborazione di una seconda bozza di decreto che verrà sottoposta di nuovo a una consultazione. Ma qual è l'importanza di questo decreto? Riconosce, sulla base appunto delle strategie che ho citato, riconosce l'importanza e la responsabilità, per produttore intendiamo il produttore di tessile, l'importatore è colui che mette nel mercato nazionale prodotti tessili, l'importanza di trasformare la produzione, la progettazione, la produzione e la commercializzazione in termini di progettazione ecodesign, di riciclo, di recupero, di riuso di tutta una serie di prodotti che sono fondamentali per la manifattura italiana, quali l'abbigliamento, le calzature, mi riferisco sempre alla componente tessile, gli accessori, la pelletteria e i prodotti tessili per la casa. Quindi si tratta di invertire il trend che abbiamo analizzato prima della filiera tessile come il quarto settore maggiormente inquinante a livello generale in termini di consumo di fonti non rinnovabili, di emissioni di CO2, e inserirlo invece in un contesto virtuoso, un contesto di circolarità del prodotto, quindi recupero delle fibre naturali, riuso, e anche per quanto riguarda le fibre naturali, eventualmente l'uso di fibre derivanti da coltivazioni biologiche, per quelle sintetiche l'abbattimento del consumo di fonti non rinnovabili. Quindi ecco una sfida molto importante che a livello normativo andiamo a completare poi sempre nel corso del 2023 come Ministero con la ridefinizione dei CAM, dei criteri ambientali minimi per le forniture della pubblica amministrazione, e con la rivisitazione dell'end waste del tessile. Questo a dimostrare che il settore del tessile è centrale nella pianificazione del passaggio, dell'evoluzione dell'economia circolare italiana. Molto bene. Senza dire l'arma. Qui come Ministero Ambiente. No, stavo facendo delle riflessioni prima sull'intervento del dottore dell'Enel, ma anche sul concetto di sostenibilità.
Io penso che il Ministero si trovi in questo contesto governativo, ma anche in quello precedente, in una situazione particolarmente interessante, virtuosa, perché ci permette di coniugare come mission quella della tutela dell'ambiente, dell'economia circolare, della politica delle acque, a quella dell'energia. Uh-huh. Quindi il concetto di sostenibilità lo troviamo nella letteratura ambientalista a partire da Stoccolma, inizio anni 70, la convenzione di Washington del 73, Rio de Janeiro. È fondamentale per una pubblica amministrazione, per un governo centrale, coniugare la sostenibilità all'economia, alla gestione, in questo contesto alla transizione energetica. Quindi mi viene in mente, è chiaro che se noi trattiamo le PR tessile, quindi come dire una spinta verso una sostenibilità ambientale, verso una circolarità di tutta la filiera tessile, l'aspetto anche della transizione energetica verso fonti rinnovabili è fondamentale. Abbiamo mandato a Bruxelles l'altra settimana il PNIEC, che è un documento fondamentale per lo sviluppo del paese, il piano nazionale sull'economia e il clima. Attendiamo la chiusura per l'avvio, la chiusura dell'istruttoria comunitaria delle comunità energetiche rinnovabili. Stiamo chiudendo il lavoro sulle aree idonee per le fonti di energie rinnovabili. Sono tutte tematiche che sono collegate alla transizione energetica, ma anche alla tutela del territorio, e quindi al favorire una circolarità dell'economia. Quindi ecco, ritengo estremamente virtuoso che il concetto di sostenibilità non venga declinato in termini prettamente ambientalisti o soltanto imprenditoriali. Sotto questo aspetto, come pubblica amministrazione, ecco, ci troviamo in una fase particolarmente interessante e stimolante, se consideriamo che abbiamo anche la partita del PNRR, quasi 60 miliardi sul settore, che vanno anche, per dire, a sostenere nello specifico del tessile le politiche collegate alla certificazione sull'uso di fibre riciclate, riutilizzate o derivanti da coltivazioni biologiche o da fibre sintetiche, diciamo, realizzate con fonti rinnovabili. Quindi ecco, il fascino di poter gestire una mission che è quella di conservazione della biodiversità, di tutela dell'ambiente, ma anche di gestione della transizione energetica, che è alla base dell'evoluzione dell'economia. Quindi ecco, questo concetto di sostenibilità a cui faceva riferimento lei prima, certo, penso che sia centrale nell'approccio che stiamo dando all'attività del Dicastero in questo periodo. Molto bene. Sì, dei brevi cenni. Cioè, dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni è chiaro che c'è uno stretto legame fra l'adozione di modelli organizzativi, di normative volte alla sostenibilità ambientale, alla tutela dell'ambiente e politiche sociali conseguenti con i territori. Mi viene in mente fare un breve riferimento a una best practice derivante da un precedente incarico, precedente a quello di vice capo gabinetto, dove sono stato per 5 anni presidente dell'autorità scientifica italiana della Convenzione di Washington sul commercio di animali e piante in via d'estinzione. Ho avuto il piacere di essere capo delegazione italiana nelle ultime 2 COP e pre-COP. Una delle tematiche che interessa anche il tessile era quello del commercio e quindi il traffico illegale del tessuto della vigogna. Di particolare interesse per l'Italia, noi siamo i più importanti, il paese che lavora questo tessuto al di fuori dei paesi andini in maniera quasi monopolistica. Abbiamo poi chiaramente tutta la tradizione di Loropiana nel tessuto. Allora, la vigogna interessava dal punto di vista della tutela ambientale perché era un animale di appendice prima, quindi altamente a rischio di estinzione. Viveva nelle alture dei paesi andini, Cile, Argentina, Perù ed Ecuador, in aree popolate da popolazioni molto povere, che sostenevano il bracconaggio per il prelievo di questo tessuto, visto che sono animali che vivono in altura, quindi è un tessuto altamente pregiato come lo chatouche.
forse il più pregiato dopo lo Chatuche, supportando i bracconieri per pochi soldi. Cos'è successo? Con il segretariato delle Nazioni Unite di Ginevra, della CITES, con il supporto anche dell'Italia come paese particolarmente interessato a questo tessuto, la vicogna è stata nazionalizzata da questi paesi. Si è creato questo consorzio di paesi andini che ha un link molto stretto. Ho fatto dei frequenti bilaterali con i paesi andini per il commercio della vicogna. Sono state coinvolte le comunità rurali, che è un tema fondamentale della Convenzione di Washington, supportare le comunità rurali nel momento in cui si mettono dei limiti al prelievo in natura a salvaguardia della biodiversità. Sono diventati proprietari, cioè hanno gestito questi allevamenti per conto dello Stato. C'è stato un aumento delle popolazioni, un aumento del benessere, un aumento della scolarizzazione, del livello di salute che nell'ambiente della Convenzione di Washington viene presentato come una delle principali best practice di questa convenzione, che nel 1974 fu pionieristica e unisce 185 paesi nel bilanciare le esigenze legittime del trade e del commercio con quelle del prelievo sostenibile. Ecco, l'esempio della vicogna, che tanto interessa all'Italia, dimostra come la tutela dell'ambiente può essere gestita dalle pubbliche amministrazioni, dagli stati, in maniera coerente e rafforzando anche diritti sociali delle comunità rurali.